Hello guys, sono Shen e bentornati su Ikoden 2. Ripartiamo con la nostra avventura. Eccoci al passo Nord Sparrow. Vi avviso che ci saranno un sacco di combattimenti che vi ho preannunciato. Ed ecco dei nemici molto simpatici. Cut Rabbit, dei simpatici coniglietti rompipalle. Quindi diamogli giù di santa ragione. Aia, aia, aia. Aia. Giove scene vanno con la loro mossa combinata per fare un po' di danno di gruppo. Badabam. Tu muori. No, no, il counter attack. Malefici, malefici. Aia. Bam. La lanciata di coltelli ha fatto il suo lavoro. Abbiamo dato anche 200... com'è la moneta? Poch. Ok, adesso sinistra a destra. Ok, ho sbagliato, sinistra era. Perché voglio raccogliere gli oggetti che sono presenti in questa zona. Allora, facciamo fuori un po' di Cat Rabbit. Abbiamo un bellissimo esercito di... aia! Aia! Ma è possibile che tutti i Cat Rabbit siano più veloci dei miei personaggi? Vergognoso abbastanza. Ok, mossa combinata. Facciamo un po' di strage. Brabam. Basta uno solo in vita. Mi porto anche quello. Gli altri Cat Rabbit sono andati all'inferno. Perfetto, torniamo un attimo indietro che voglio recuperare l'oggetto che è di qua. Il muro di fuoco è un altro incantesimo che potrebbe tornarci utile, ma chi cavolo lo diamo? Lo diamolo per ora ad Eli, togliendogli le medicine. Qui abbiamo anche l'acqua deliziosa, HP ed MP guariti. Leggete bene, HP ed MP guariti. Dov'è l'errore? Non ci sono gli MP tecnicamente in questo gioco. Cioè, non sono proprio Magic Point. Ok, abbiamo delle Killer Bee, delle bellissime abuzzole rompicocomeris, che ovviamente sono più veloci dei nostri personaggi. Ok, avete tutto il coltello. Beh, colpire con un coltello un'ape non è proprio così facile. Patabam! Le api sono state eliminate. Level up per Shen. Altri soldi, perché le api hanno soldi ovviamente. E procediamo. Ancora le api di prima. Altro body attack. Aia, 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 aia. Ok, dai, eliminiamole molto in fretta. Badabam! Altro level up per Jovi stavolta. E ci danno anche 75 poc. Poch. Ok, andiamo avanti, seconda zona. Dove andiamo? Destra o sinistra? Oh, un wolf! Un semplice lupacchiotto che ci ha provato. Cioè, quanto ci ha provato? Quanto ci hai provato? Quanto? Dimmi quanto! Muorici tutto, maledetto, muorici tutto. Ok, altri soldini, altro... Andiamo a destra, vediamo se stavolta zecco. Ok, ho zeccato. Un talismano fuga. Il talismano fuga cosa fa? Fuga dalle segrete. Se siamo in un dungeon, in una grotta o qualcosa del genere come questa, possiamo uscire direttamente. Tornare all'entrata, insomma. Nulla di che, un oggettino... che praticamente è quasi inutile. Cioè, io l'ho usato soltanto una volta in tutto quanto le volte che ci ho giocato per uscire da un dungeon che francamente aiuta a farsi per un sacco di tempo. Ok, fuori conigli. Altri soldini. E possiamo andare avanti. Ok.
Vediamo un po' cosa c'è qua. Altro bivio, mi pare che è a sinistra stavolta le casse. Sì? Oh no. No, ho sbagliato. Ah, due bonbon. Che sono come i furfura, ma soltanto che sono blu. Maledetto! Mi fai counter attack. Coso di pelo. Ecco, bravo. Prendila a pugni tutto. Ok, notare che i nostri... Oh, ho trovato un punto di domanda vago. È un oggetto misterioso, un vaso non valutato. Sì, perché in questo gioco ci sono anche dei mercanti che valutano gli oggetti misteriosi che troviamo durante l'avventura. Ok, andiamo di là. Altri due bonbon che eliminiamo sempre con l'auto combat. Non stiamo neanche a perdere tempo. Cosa cavolo fa? Che cavolo d'attacco era? Cioè, ha strisciato, vabbè. Prendere a pugni. Bravissimo. Bolgan spacca tutto, evviva. Bolgan, Rin e Lee hanno fatto un level up. Abbiamo guadagnato anche dei soldi. Yes. Ok, andiamo a prenderci il tesoro. Che cos'è? Un'armatura bronzo, un pezzo di equipaggiamento. Che diamo a Shen. Shen adesso però ha una tunica che la dà a Jovi. E abbiamo una veste che diamo a nessuno, perché nessuno gliene frega niente della veste. Perché l'equipaggiamento di Rina, Eli e Bolgan sono bloccati. Ma chi è? Oddio santo! Cioè, posso iniziare a capire che magari guardare i combattimenti sia noioso, ma guardare sempre sti fottuti bombone è ancora più noioso. Non ci credo. Allora, quando vedete quello zoom di solito è un critico. O un attacco che uccide il nemico, di norma. E fare un critico failando, facendosi contrattaccare, non è proprio il massimo della vita. Madonna santa! I tipi di nemici in questa zona sono sempre gli stessi. Aia. Aia. Facciamo un coltello. Facciamo un bella combo attack. Bam. E anche questi nemici sono stati eliminati con successo. Perfetto, avanziamo ancora. Oh, di nuovi nemici, i banditi A con la sciabola, i banditi B che sono un pochino più vecchietti, i banditi C che sono dei maledettissimi arcieri. Lanciamo un coltello, facciamoci un bellissimo baggy attack. Badabam. Terminando i banditi. E Shen e Jovi hanno fatto il level up. Livello 5 per i nostri eroi. In cavolo, però veramente quei banditi ci hanno dato un casino di punti esperienza. Boh, le apette qua le ammazziamo con l'autocombat. Non c'è neanche voglia di perdere tempo. Ma non è possibile, Jovi, ma quanto sei sfigato! Ti fai contrattaccare da tutti, ma non è possibile. Ok, un po' di exp. Francamente non ci fa male in questo momento. Andiamo su. Andiamo di qua. Cristallo del salvataggio. Ok. Aia. Bam, boom, bim. Combo. Attacco di gruppo. Badabam! Ciao coniglietti! Allora, vi do un consiglio. Ogni volta che vedete questo salvataggio è perché c'è un boss. Ma io, usando i save state, posso risparmiarmi la rottura di palle di usare questi maledettissimi cristalli. E visto che stiamo per affrontare un boss, direi che una cura di gruppo di certo non ci fa male. Quindi curiamo tutti i membri. Allora, se notate adesso Jovi, che è salito di livello, ha ottenuto un 3-1, quindi se conoscesse una runa potrebbe utilizzare il secondo incantesimo, ma visto che è povero, si dovrà accontentare dei suoi attacchi e degli oggetti.
Ok, andiamo a affrontare il boss. Il primo boss ufficiale del gioco. Ho una brutta sensazione. Shen, ecco che viene. In che senso viene? Chi sarà mai? Il mostro di nebbia. Vediamo che forma di mostro di nebbia abbiamo. Maschio. Sì, perché questo mostro di nebbia può formarsi in modalità maschio e modalità femmina. Questa qua è la modalità maschio. La modalità femmina non mi è praticamente mai venuta. O mai. Se non una volta. Ok, iniziamo a picchiarlo utilizzando le nostre bellissime pergamene barra rune. Volgan, tu vai con il Fire Breath, tu hai la runa freccia di fuoco e tu vai con un colpo irato. È tempo di usare un po' di incantesimi. Freccia di fuoco. Bada boom. Un'altra freccia di fuoco tutta per te. Bada boom. Bellissimo colpo irato. Badabam. Un bellissimo incantesimo freccia di fuoco per te. Badabam. Un soffio di fuoco giusto per bellezza. Perché il fuoco non basta mai. Ti bruciacchiamo un po'. Sbilanci, aia Shen, aia Jovi, e proviamo ad andare con un attacco base, tanto abbiamo la runa della nostra maghetta. Vediamo se gli abbiamo già tolto abbastanza per buttarlo giù. Ok, altra freccia di fuoco in tuo onore. Badabam. No, non è ancora morto. Volgan, Ocho. Peccato i protagonisti mi preoccupo in più. Aia, Shen. Aia, Shen. Ah, ha cambiato... Attenzione, forma femmina. Attenzione. Allora, cosa possiamo fare? Usiamo lo stesso incantesimo. Tanto, mal che vada. Abbiamo anche... Oh, qua abbiamo una medicina, la diamo a Shen. Lo curiamo. E usiamo un altro colpo irato. Curiamo Shen, a posto. Freccia di fuoco. Badabam. Badaboom e badabim. Quanto ci metti a morire, boss della malora? Colpirato, zapping. C'è un po' di zapping sui mostri. E abbiamo vinto! Yeah! Level up per Rina, Eli e Volgan. Guardando anche 2000 e anche delle conce di gentilezza per 4. È stato pauroso. Avevi ragione, Rina. È una fortuna che Shen e il suo amico non siano con noi. Certo che lo è stato. Shen e io non saremmo stati in grado di cavarcela da soli. Ho fame! Andiamo, penso che ci siamo quasi. Ma noi ci fermiamo, anzi, prima usciamo da qui. Ci abbiamo verso l'uscita. Oh, facendo un'altra battaglia contro questi inutili parassiti. Bam, boom. Bene. Ovviamente Jovi si fa contrattaccare. Pure Volgan. Possibile, muori a paccio della malora. Via dalle balle. E così facciamo anche un level up con Shen e Jovi. Yeah! Scusate, ho sbagliato tasto. Ok, ragazzi, noi ci fermiamo qui. Quindi noi ci salutiamo e ci vediamo nella prossima parte, dove usciremo dal Nord Sparrow e raggiungeremo Chiaro, la città di Shen e Jovi.
Quindi qui da Shen appunto è tutto. Bye bye. Ciao.